Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi andiamo a parlare di 18650 Power Wall. Ragazzi, cos'è un Power Wall? Forse già lo sapete, ve ne parlo in sintesi. Un Power Wall è un sistema di accumulo di energia elettrica. L'accumulo solitamente negli anni passati, ma anche oggi, come viene fatto? Tramite accumulatori. Possono essere al piombo e possono essere, per esempio, al gel, possono essere al litio. Oggi, con l'avvento del litio, si va molto verso questa chimica. Litio, ragazzi, è una grande famiglia. Esistono tipologie di celle differenti. Ci sono quelle litio-ioni, ci sono l'IFePO4 e ci sono anche le LTO. Ce ne sono anche altre modelli, però diciamo che le più utilizzate, le più importanti per me dal mio punto di vista sono queste. E allora gli accumulatori, i power wall, sono un insieme di celle litio, perché noi in questo canale parleremo tantissimo di litio. Le altre tecnologie sono un po' vecchiotte e non le andremo a trattare. Una collaborazione con un tecnico come me, che però questo lui lo fa come passatempo. Oggetto di un modulo power wall, ragazzi, alla portata di tutti e che possiamo tutti utilizzare nelle nostre case, nei nostri garage, nei nostri laboratori. È un modulo power wall particolare, utilizza principalmente, perché il prototipo che è già in lavorazione utilizzerà celle 18650. Si possono ovviamente utilizzare sia 18650 nuove come queste o anche ricondizionate, perciò con un bassissimo costo iniziale. E il progetto è anche in collaborazione con una notissima ormai per il nostro canale, impresa di produzione di PCB. Sotto vi lascio il link in descrizione. E allora ragazzi, in cosa consiste la nostra idea? In cosa consiste il nostro progetto? E allora, valutando, come detto, che è una collaborazione tra Fox Tech e Link è l'altro ragazzo. Purtroppo, ragazzi, dovete capire che io il tempo a disposizione è poco. Idee ne ho tantissime, però ragazzi, fare tutto, seguire tutto non è semplice. Ho già chi mi aiuta, ho già chi mi affianca, e appunto in questo progetto ho scelto Link. Sarà modulare e sarà assemblabile sia come MADE o che eventualmente preassemblato, pronto da andare ad inserire le celle. E vi parlo così in aria del progetto perché è ancora da definire, ragazzi. Ancora stiamo andando ad architettare tutto, stiamo andando a progettare appunto il PCB che poi Next PCB ci andrà a realizzare. Fatte tutte le prove, fatti i test, fatte tutte le varie migliorie, sarà disponibile per tutti voi. Lo potrete acquistare comodamente dal sito Next PCB che trovi sotto in descrizione. Comunque, un power wall, abbiamo detto che è un gruppo di accumulo formato da celle, da batterie, perfetto. Puoi ricaricare queste celle, queste batterie, tramite un impianto fotovoltaico, un generatore eolico, un generatore idroelettrico,
una qualsiasi forma di energia alternativa. Perfetto. Ricaricato il Power Wall, lo potrai interfacciare con che cosa? Lo potrai interfacciare liberamente col tuo appartamento, col tuo laboratorio, tramite che cosa? Ora vi faccio vedere. Questo è il Power Wall che va connesso con un inverter. Perfetto. Questo è in corrente continua. Questo è in corrente alternata. L'inverter 230 volt, in uscita abbiamo 230. Qui metti il caso che facciamo un power wall da 48 volt o da 24 volt in corrente continua e la batteria, l'accumulo trasferisce all'inverter che trasforma a 220. Dalla 220, ragazzi, andiamo ad alimentare tutto ciò che vogliamo. Abbiamo detto che possiamo ricaricare da fotovoltaico. Possiamo ricaricare da eolico, possiamo ricaricare da idroelettrico, tutto ovviamente in proporzione al voltaggio di funzionamento del power wall. Ovviamente, ragazzi, il tutto perché, ragazzi, mi entusiasma? Perché sarà un progetto un tantino open source, nel senso che ognuno di voi nell'arco del tempo, dei mesi a venire, potranno consigliare miglioramenti, potranno consigliare versioni. Cioè noi inizieremo con la versione V0.1, però dopo la 0.1 potranno e arriveranno sicuramente delle migliorie. Migliorie che anche tu potrai consigliarci. Il tutto per fare cosa? Per creare un power wall, un sistema di creazione power wall alla portata di tutti, perciò che sia super economico, super semplice da utilizzare, super semplice da montare. Comunque, ragazzi, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale. Ti ricordo sempre il mio corso Webinar Batte Remaker. Sotto in descrizione trovi il link diretto al sito. Se vuoi studiare la tecnologia Lidio, se vuoi imparare a realizzare pacchi batterie, se vuoi imparare a riparare pacchi batterie, ragazzi, questo è l'unico corso oggi in Italia, forse anche in Unione Europea. Lo potrai seguire direttamente da casa, davanti al PC, davanti al tablet, sullo smartphone. Infatti la piattaforma si interfaccia alla perfezione su tutti i dispositivi smart. Ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per la visione. Ci vediamo prossimamente per nuovi aggiornamenti sul progetto Power Wall by Fox. E ciao ragazzi, e al prossimo video.